Oggi, a mia futura memoria, vi voglio raccontare la storia di Sabino. Perché Sabino, già ve l'ho accennato in un vecchio video, che era quello delle rissa al mercato rionale, andatevelo a vedere, comunque vi metto il link in descrizione, e lì vi ho raccontato pure una bella fetta di Sabino, ma oggi ve lo voglio caratterizzare come personaggio. Perché vi faccio queste storie? Perché io poi me dimentico. Allora me le faccio anche per me, anzi prevalentemente per me, perché quando me le risento, me perdo dei dettagli, poi tante volte le chiedo ai miei genitori, cioè per esempio mia madre si ricorda ancora tutto, e allora mi faccio aggiungere dei dettagli e aggiorno anche le storie. Ma Sabino era un personaggio veramente particolare. Io l'avrei definito il ras del quartiere. Grosso, giacca de pelle, moto, pistola, baffoni, capelli biondi, occhiali neri sempre in faccia e, devo dire la verità, anche gentile coi ragazzini. Perciò oggi vi parlo di Sabino. Se vi interessano le storie di Cicalone, perciò tutti i personaggi che io ricordo dalla mia infanzia fino ad oggi, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi altre storie. Nei commenti mi scrivete altre storie, se no le storie non ve le faccio più. E ricordate pure di mettere un like. Vi dovreste iscrivere se non siete iscritti, ma se non siete iscritti siete scureggioni. Basta il vostro indirizzo Gmail per poter fare tutto quanto. Oggi vi parlo de Sabino. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti... Sabino nel quartiere era rispettato da tutti, era rispettato dai ragazzini non per paura ma proprio perché era gentile coi ragazzini, tante volte ti regalava i soldi, ma te li regalava dietro garanzia che i bambini odiassero il mercato rionale, e se gli dicevi che avevi menato il figlio di qualcuno nel mercato rionale, i soldi arrivavano con la pala. Infatti una volta io gli raccontai che ho menato il nipote di Rocco, che mi stava pure antipatico. Rocco era quello che c'era quel banco che veniva un po' di tutto, scarpe, giocattoli, zuccheri, merendine, puzza dei piedi, c'era un po' tutto quel banco. Poi Rocco era pure un vecchio, infatti era nipote perché era il nonno Rocco. Io un giorno a questo gli ho menato scarpe ortopediche, occhiali, rompeva i coglioni, quando parlava sputava, non ci ho più visto, l'ho preso per collo, l'ho strizzato tipo schiaccianoci, quando ha battuto ho lasciato e è cascato per terra. Io ho detto a Sabino e mi sono beccato 1000 lire. Bravo, bravo, così si fa. Ma veniamo a Sabino, abitava al palazzo mio. Il mio palazzo era composto da più scale, già credo di aver accennato a sta cosa nel video del mercato rionale. A sinistra le scale dei poveri, monolocali e bilocali, a destra le scale dei ricchi, trilocali in su, compresi di balcone. Era anche più bella la parte destra e la parte sinistra, più ghiaia, c'è stava il cespuglio, la Madonnina, tutte le meglio cose, la fontanella. A sinistra non c'è stava un cazzo, c'è stava il rientro del fioraio e se t'andava male quando pioveva ci cascavi pure dentro e sbattevi la capoccia e il fioraio ti dava il resto. Oh, sei cascato sul rientro mio! Vabbè, io abitavo alla parte sinistra, la parte sfigata, perché i miei genitori, quando erano giovani, che si sono sposati, avevano preso sta casa che era un bilocale. Voi immaginate, poi hanno fatto due figli, in quattro, in un bilocale piccolo, c'è stava una merda. Però ci arrangiavamo. Sabino invece abitava nella parte buona e lui aveva addirittura 4 o 5 stanze con balcone. Peccato che il suo balcone si affacciava sul mercato rionale e lui smadonnava questa cosa, per quello odiava il mercato rionale. Casino, puzza, scuregge, ciccioni, frutta che volava, frutta che scoppiava, dinosauri, c'era tutto al mercato rionale. Più quelli coi banchi itineranti, che erano la peggio gente, Sabino era proprio nero. Il portiere del palazzo aveva già fatto una selezione. Chi abitava a sinistra era uno stronzo, chi abitava a destra, buongiorno signore, buongiorno signora. Perciò era pure un lecchino. Ma con Sabino faceva di più. Vi spiego, il portiere, di cui poi vi racconterò perché l'ho rincontrato dopo 40 anni, l'ho rincontrato andando un giorno ai Parioli, perché si è spostato poi ai Parioli, sto figlio della mignotta, lì c'aveva 20 scale, ai Parioli c'è una scala sola, e a 40 anni di distanza fa ancora il portiere, rompe ancora il cazzo e ci siamo pure riconosciuti. In realtà l'ho riconosciuto io, lui è rimasto sbigottito, ma mai ha rotto il cazzo pure quel giorno, non sto scherzando, perché ero andato da un amico mio a fare commercialista lì ai Parioli, gli faccio: ma chi cazzo è questo? Quando mi ha detto il nome ho riconosciuto a faccia tutto quanto riassociato, e di questo vi racconterò forse una storia, vediamo. Dicevo, sto portiere praticamente rompeva i coglioni a tutti dentro sto cortile con la ghiaia, la Madonnina, i dinosauri, il parco giochi, eccetera eccetera. Se poteva fa un cazzo, se entravi con la bicicletta, te la dovevi portare sotto braccio, non te faceva passare se no.
Bicicletta sotto braccio. Sabino entrava con la moto, ma non con una motocicletta così. Entrava con la moto praticamente il 1003, grossa, rumorosa, e l'ha parcheggiato cazzo gli pareva. Sarà che Sabino era così grosso che la moto se la poteva pure portare sotto braccio, ma non gli andava, voleva far gesto. Poi Sabino stava sempre sulla moto, qua la moto pareva piccola sotto a lui, sempre perennemente senza casco e sempre perennemente con sto borsello che ha la pistola e a giacca di pelle con dentro un'altra pistola, si vociferava. E il portiere era proprio il suo gregario. E Sabino, buongiorno, prego, le ho fatto spazio proprio sotto la scala. Lui arrivava, entrava e saliva, via l'ascensore, era arrivato. Sabino, oltre a odiare il mercato, e ripeto, andatevi a vedere il video sul mercato, perché lì c'è tutta la vicenda, quella più bella, che lui ha sfondato il banco a spallate, ha sparato al banco del rivale, eccetera eccetera, odiava i drogati e gli spacciatori. Voi dovete sapere che negli anni 80 i drogati erano una piaga terribile. L'eroinomane, quello che si faceva d'eroina, stava sempre in cerca di soldi. Come faceva? Girava col motorino, c'erano sempre in ciaetto, tutto rotto, e chi beccavano, facevano lo scippo, te levavano, che ne so, un amico mio gli levavano il pallone di cuoio, per esempio. Che ci hanno fatto? 10.000 lire. Tanto gli hanno levato il pallone di cuoio. A una signora da me gli strapparono la collana. Regà, Sabino gli faceva volare tutti. Nella via i tossici non ci venivano più. Quei pochi che non lo sapevano, perché poi c'erano quelli itineranti da altre zone, arrivano corciaetti. Io mi ricordo un giorno uno tutto riccetto, siete da lontano che era un tossico, no? Fa me avanti, me indietro, me avanti. Scende Sabino, monta a moto, gli passa accanto, pim, pizzone. Ti giuro, si vede la testa che si svita e il motorino sotto che ruota. Questo finisce per terra. Un disastro. Si alza, Sabino stava fermo con la moto, quello se lo guarda, pian motorino e scappa. Si era tutto rialzato, e poi erano di gomma i tossici, non si è mai capito, non si facevano mai male, facevano i botti, ho visti fare peggio cose, sempre in piedi. Secondo me quelli sentivano il dolore. Ma Sabino ancora di più odiava gli spacciatori, perché pare che Sabino fosse un cravattaro. Che cos'è un cravattaro? Era lo strozzino un po' più elegante, si chiamava cravattaro, no? Quello che te stringeva il cappio qui alla gola, perché lui ovviamente era proprio il classico tipo che veniva da te e ti diceva: come va sto negozio? Ma te do io i soldi, che problema c'è? Me dai una quota, te lo controllo io, te do protezione, la gente viene qua a comprare. Perché Sabino era molto convincente. Cioè, ti faccio un esempio: se lui entrava in società col negozio del bomboniere, che cazzo servirà il negozio del bomboniere? Me lo chiedo sempre. Quel negozio del bomboniere dalla settimana dopo fa i soldi, perché quando vedo Sabino, vede uno e fa: dove stanno? No, niente, stanno a comprare un par di scarpe. Ecco, vatti a comprare una bomboniera. No, Sabino, un mese. Oh, ti ho detto, vatti a comprare una bomboniera. E questo si va a comprare una bomboniera e poi fa scarso, che okay, scarpe bucate. Perciò i negozi che piava sotto il suo controllo Sabino iniziavano pure a macina sordi. In più se faceva dai sordi da quello, gli interessi e tutto quanto, alla fine gli portava via il negozio. Così si vociferava, poi non vorrei dire falsità su Sabino, però queste erano un po' le storie. Ma lui odiava i spacciatori. Da me c'era il bar dello spacciatore e la sala giochi dello spacciatore. Il bar dello spacciatore ci ha avuto una vita lunga, prospera e tranquilla. La sala giochi dello spacciatore è durata un cazzo, perché l'aprì un sottospacciatore che era proprio un cretino, fece sta sala giochi. Funzionava un giochetto su 5 e quello che funzionava o te rubava le monetine o gli mancava un tasto o puzzava di merda. Chiedevi di cambiare i soldi, non c'erano mai da cambiare i soldi, c'erano sempre pezzi da 30, 40, 50 mila lire, e già lì te suonava strano. Facevano avanti e indietro solo tossici, era praticamente una cantina, una roba terribile. Tempo, una settimana l'hanno chiuso, cioè la polizia da lei ha detto: senti, vabbè che volevate fare lo spaccio, vabbè che avete fatto la copertura, ma li mortacci vostri, ma questa che copertura è? Cioè, se ne sarebbe accorto pure un bambino dell'asilo passando per sbaglio a un chilometro di distanza. Invece il bar dello spacciatore era una cosa un pochettino più sofisticata. Vuoi perché lì il capo spacciatore era Enrico. Enrico era una persona abbastanza educata e che si presentava abbastanza bene. Si drogava quando voleva lui. Lui era mezzo chic. Oggi mi drogo, domani no. Dopodomani non lo so, vediamo. Si metteva lì, faceva dei ragionamenti, fumava la sigaretta col bocchino, capito? E c'aveva i scialle, tutte ste robe. Al bar era pure appassionato di videogiochi, praticamente i giochetti buoni. Non a caso noi andavamo a quel bar, nonostante ce l'avessero sconsigliato quelle bar dei tossici, ma lì c'erano i giochetti più belli, perché lui faceva una bella selezione di giochi. In particolare lui
era un grande fan di Track and Field e ci aveva la versione che registrava i record. Cosa improbabile in tutti i posti, lui si era fatto portare quella dal distributore Coinop. Sto Enrico non era una cattiva persona, se non fosse che era uno spacciatore venditore di morte, però a modo suo si sapeva far apprezzare perlomeno da ragazzini 6-7 anni, perciò ci faceva giocare, ogni tanto ti lasciava qualche credito caricato. Chissà, non ci ha mai proposto droga, fortunatamente c'era già un mercato florido là, figurate. Cosa successe? Che un giorno, mentre noi stavamo lì al bar, per farvi capire il bar, buio, sporco, coi tossici avanti e indietro, non c'era mai niente a mangiare, se ti dava un bicchiere d'acqua era meglio bere una pozzanghera per terra, se andavi al cesso, cazzi tua, tra siringhe, sangue, scureggi e sputi, potevi morire lì istantaneamente. L'epatite stava sempre a braccetto col barista, che cazzo volete più dentro un bar, non si sa. Un giorno entrò Sabino, calcola, grosso, con sta giacca di pelle, sto borsello, sti baffoni, sti capelli biondi. Enrico era un cazzo buffo, era alto un metro in barattolo, praticamente secco, mezzo storto, elegante a modo suo, però era sempre mezzo tossico, perché lui diceva: io non sono schiavo della droga, è la droga che è schiava di me. Questo era il suo detto. Entra Sabino, suo guarda, va là, far fuglia due cose. Enrico gli risponde così così, ma neanche troppo convinto. Sabino far fuglia un'altra due cose, bim, me lo riempie di pizze. Pam, pum, pam. Praticamente Enrico va avanti e indietro per sto bar. Noi sta terrorizzati, stiamo lì al giochetto. Però conoscendo Sabino non avrebbe mai fatto male a dei ragazzini. Siamo rimasti un po' in disparte, abbiamo guardato tutta la scena. Dopo averlo riempito di pizze, Enrico pia e se ne va. E Sabino esce. Da quel giorno quel bar rimase chiuso 2-3 giorni. Dopodiché riaprì praticamente come prima, però molto ma molto più tranquillo. Molto probabilmente quello che è successo, Sabino gli ha detto: hai rotto il cazzo, troppi tossici, troppe siringhe, troppi casini in giro, allenti un po', se no te gonfio de botte. Questo probabilmente è una mia supposizione, ma è quello che un po' ha capito il quartiere quel giorno, perché poi noi raccontammo la storia sia al panificio accanto sia a tutte le varie cose. Sabino tra l'altro frequentava anche il panettiere, che era sia panettiere che alimentari, erano bei ladri, bei fidena mignotta, e la rosticceria. Considerate che credo che abbia messo soldi in uno e nell'altro e andava lì e spadroneggiava. Qua sposta questo, qua fai quello, un cassa ci metti questo, un cassa quell'altro. E mi ricordo un giorno andò alla cassa della rosticceria e scoprì che il ragazzetto che lavorava là rubava i soldi. Dicono e l'ha pistato di botte, ma proprio pesantemente. Voi immaginate un ragazzetto di 16-17 anni, questi che a scuola avevano voluto fan cazzo, gli mettevano a lavorare a rosticceria, questo parodondà rubava, probabilmente sarà stato pure mezzo tossico, perché a quei tempi, regà, erano quasi tutti tossici. Però Sabino, io devo dire la verità, era un giusto, nel senso, c'aveva le sue fisse, tra cui quella di far chiudere il mercato, e alla fine riuscì per esempio a farlo spostare. Certo, fece diminuire il numero di banchi, perché ai tempi c'era proprio un abuso assurdo de banchi, non ce se stava nemmeno. Fece diminuire il numero di banchi, li fece dividere su tre vie, non più su una sola via, perciò anche la situazione igienica migliorò tantissimo e fece del bene al quartiere. Fece diminuire tutti i reati dei tossici, perché terrorizzati non rubavano più in quel quartiere, cioè non facevano più le prepotenze lì, però purtroppo andavano da altre parti, e comunque tenne sotto controllo lo spaccio locale per non farlo crescere troppo e non generare casini. Ovvio che era un poco de buono, regà, girava la pistola, sparava facilmente come fece contro il banco de Nando, però alle persone per bene che non avevano chiesto soldi e che non facevano atti criminali non faceva nulla, e coi ragazzini per esempio era molto simpatico, era molto gentile, era un personaggio comunque che visto dai ragazzini ti dava idea di giustiziere. Poi, come giustamente mi dicevano i miei genitori, giustiziere non era, e piava le persone per collo. Era una storia, e ve lo racconto anche questa di Sabino, perché, ripeto, vi racconto quello che mi ricordo. Ogni tanto poi, quando faccio le storie, mia madre se le vede e mi dà ulteriori dettagli che io mi ero dimenticato, ma non è che posso rifarvi il video. Dovrei fare un video di aggiornamenti, boh, mo ce penso, cioè dove aggiorno, ragazzi, vi aggiorno sulla storia dal dettaglio, questo e quest'altro. Vi aggiorno su sta storia, questo e quest'altro, perché già oggi mi ha chiamato, mi ha detto: oh, quella sul padre Valerio, ma perché tu ricordi che aveva fatto questo e quest'altro? Pure, lo so, lì sul momento non me sono ricordato, perché non è che me scrivo, me metto qua davanti e ve le faccio le storie. Comunque ragazzi, vi saluto a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao! Bulli, ciccioni, sfigati, secchi e brutti, un colpo
giusto a tutti. Se ti senti oppresso e da tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso.